Mi chiedete di raccontare come l'ho vissuta io questa apocalisse. Ero a casa. La mia casa è nel centro di Manhattan. E alle 9 in punto ho avuto la sensazione di un pericolo che forse non mi avrebbe toccato, ma che certo mi riguardava. Ero a New York per Bacco, in un meraviglioso mattino di settembre, anno 2001. Ma la sensazione inspiegabile ha continuato a possedermi. E allora ho fatto ciò che al mattino non faccio mai. Ho acceso la TV. Beh, l'audio non funzionava, lo schermo sì. E su ogni canale vedevi una torre del World Trade Center che bruciava come un gigantesco fiammifero. Un cortocircuito, un piccolo aereo sbadato, oppure un atto di terrorismo mirato. Quasi paralizzata, sono rimasta a fissarla e mentre la fissavo, mentre mi ponevo quelle tre domande, sullo schermo è apparso un aereo, bianco, grosso, un aereo di linea. Volava bassissimo. Volando bassissimo si dirigeva verso la seconda torre come un bombardiere che punta sull'obiettivo, si getta sull'obiettivo. Sicché ho capito. Ho capito anche perché nello stesso momento l'audio è tornato e ha trasmesso un coro di urla selvagge, ripetute, selvagge. Gatto, gat, gat! Dio, Dio. E l'aereo si è infilato nella seconda torre come un coltello e si infila dentro un panetto di burro. Erano le 9:15. E non chiedetemi che cosa ho provato durante quei 15 minuti. Non lo so, non lo ricordo. Era un pezzo di ghiaccio. Anche il mio cervello era ghiaccio. Non ricordo nemmeno se certe cose le ho viste sulla prima torre o sulla seconda. Sapete, quando mi dispero non sempre ho dinanzi agli occhi le apocalittiche scene con cui il discorso è incominciato, i corpi che a dozzine cadono dalle finestre degli ottantesimi e decentesimi piani. Spesso alle due torri che non esistono più si sovrappongono i millenari Buddha che i talebani distrussero lo scorso marzo in Afghanistan. E le due immagini si mischiano, si uniscono, diventano la medesima cosa e penso: ma se n'è già dimenticata la gente di quello scempio. Chi ricorda il verdetto emesso dalla Corte Suprema del Tribunale Islamico di Kabul? Tutte le statue pre-islamiche saranno abbattute. Tutti i simboli pre-islamici saranno spazzati via insieme agli idoli condannati dal profeta. I talebani la misero il 26 febbraio 2001, non 1001. Cioè lo stesso giorno in cui autorizzarono le pubbliche impiccagioni negli stadi e tolsero alle donne gli ultimi diritti che erano loro rimasti. Col diritto di ridere, quello di portare le scarpe col tacco alto e di stare in casa senza le tende nere alle finestre. Vi sono momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo, un dovere civile, una sfida morale. Un imperativo categorico al quale non ci si può sottrarre. Ascoltatemi bene perché l'ho già detto. Io non scrivo per divertimento o per soldi, scrivo per dovere. Un dovere che ormai mi costa la vita. E per dovere questa tragedia l'ho guardata bene, l'ho studiata bene. Oriana Fallaci.